spinto ad avviare il commercio equo solidale? Sì, l'iniziativa del commercio equo solidale va avanti dagli anni 90. È stato proposto dai fondatori dell'associazione Maya, proprio l'intento principale era di incentivare le economie dei paesi in via di sviluppo senza lo sfruttamento della manodopera e quindi creare un canale approccio che non esisteva, che ancora oggi non esiste. Questo, diciamo, l'associazione Maya è l'unica che distribuisce questi prodotti sul territorio, che si possono trovare in misura ridotta in qualche negozio. E poi ovviamente nel corso degli anni ci sono stati periodi alterni, però è sempre andato avanti. Ci sono stati periodi anche che abbiamo fatto banchetti all'esterno, ci siamo agganciati a fiere e altre iniziative. Quindi hai riscontrato successo sull'isola? Sì, i prodotti, c'è un gruppo di persone che viene costantemente durante l'anno, la maggior parte sono soci dell'associazione che vengono a prendere i prodotti, poi ovviamente ci sono anche persone che vengono sporadicamente, l'estate ci sono i turisti che vengono, magari prendono dei prodotti, vedono l'insegna dell'Equo Solidale, che è comunque un marchio riconosciuto, e magari molti ci riportano anche le esperienze nei posti in cui abitano, dove ci sono appunto negozi di Equo Solidale. Prima sarà in grande scala, la maggior parte dei prodotti arrivano dai paesi in via di sviluppo, che sono Sud America, diciamo Asia, l'Asia più povera, però intendiamo, no? E insomma il sud-est asiatico pure, fino allo Sri Lanka e l'Africa. Sì. Quindi sono prodotti, poi ultimamente invece stanno arrivando anche prodotti tipo dalla Palestina, Medio Oriente, però diciamo, fondamentalmente da tutti i paesi che noi chiamiamo, insomma, in via di sviluppo, e quindi vengono prodotti sul posto, quindi la materia prima viene prodotta sul posto e c'è anche la trasformazione, e poi i prodotti vengono distribuiti su scala internazionale. In Italia la base di smistamento è Verona, poi da Verona questi prodotti vengono distribuiti su tutto il territorio.